non so voi, ma a me sembra piuttosto un dato allarmante. D'altronde credo di aver sentito dire una volta che almeno tutti nella vita siamo stati vittima di bullismo. E almeno tutti una volta nella vita siamo stati bulli. Oggi voglio raccontarvi la mia esperienza di bullismo perché sono sicuro che un giorno una delle persone che mi ha preso in giro guarderà questo video e si renderà conto che le parole hanno un peso. E così anche le prese in giro. Ho incominciato a conoscere il bullismo alle medie, quella fase di intermezzo fastidiosa, e anzi credo che sia proprio alle medie che se deve incominciare, incomincia il bullismo. Evidentemente a causa della mia personalità, di come sono fatto, o semplicemente per il modo in cui camminavo o parlavo, certi ragazzini hanno creduto di avere il potere di venirmi a prendere in giro, ad insultare. Una volta sono uscito da scuola, stavo andando a slegare la bicicletta e c'erano due ragazzi, e mi ricordo i vostri nomi, e io spero che voi ricordiate il mio. Cioè, io questi due ragazzi li conoscevo solo di vista, e in pratica, io mentre slegavo la bicicletta, questi due hanno iniziato a dirmi: "Ah, ma è vero che a te piacciono gli uomini?" Non era detta in un modo amichevole, del tipo: "Ah, ma a te piacciono gli uomini, quindi?" No, era detta come una presa in giro, come se dovesse essere una cosa per la quale vergognarsi. Soprattutto detta da due persone che io non conoscevo neanche e che mi stavano chiaramente punzecchiando. E l'altro ha iniziato a dire: "Perché tu non esci con le ragazze, tu vai soltanto con i ragazzi, ti piacciono i ragazzi, guardi i ragazzi nudi." Avete presente quando si dice che la violenza non risolve niente? Un po' di violenza avrebbe risolto di sicuro una piccola parte dei problemi. Mi ricordo che ho guardato uno dei due ragazzi molto male, cioè mi sono avvicinato con un fare un po' minaccioso e l'altro ha detto: "Ehi, ma stavamo scherzando." Ovvio, perché tutti scherzano prendendoti in giro. Ma questi due ragazzi non si sono fermati perché un giorno, facendo un giro con le mie amiche, li ho incontrati vicino alle scuole medie. Sempre alle scuole medie che hanno luogo tutti questi eventi. Mentre camminavamo, scherzando, io, sempre lo stesso che aveva iniziato la prima volta, mi ha detto: "Ah, te sempre in giro con le femmine?" Come se per un ragazzo uscire con delle ragazze fosse una cosa per la quale, non lo so, vergognarsi. Quella volta onestamente mi ero stancato di farmi prendere in giro e quindi mi sono girato e gli ho risposto: "Vaffanculo, bastardo." Al che dopo un po' è tornato indietro l'altro suo amico, lo stesso dell'altra volta, e mi è venuto a dire: "Ma tu come ti permetti di insultare il mio amico, a dirgli che è un bastardo? Da quale pulpito?" E dopo mi hanno difeso le mie amiche, Dio ringrazi le ragazze, e gli ho detto: "Siete voi che avete incominciato a prendermi in giro, cosa vi aspettate? Che io stia zitto e resti ad ascoltare voi che mi insultate?" Il prossimo evento non ricordo in quale ordine si collochi, però è comunque legato a questi due ragazzi. Un giorno stavo entrando a scuola con una mia amica ed è arrivato quest'altro ragazzino, uno di quelli disagiati, fa: "Scusami, ma è vero che tu sei gay?" E io tipo... E di quel ragazzo poi non ho più sentito niente, non so che fine abbia fatto, non mi interessa. Però quel giorno mi ricordo che sono stato tristissimo. A seguito di queste cose mi sono dovuto rivolgere per forza alla preside, credo che questi ragazzi siano stati convocati dalla preside e che lei li abbia sgridati o detto qualcosa. E uno di loro ha detto: "Noi stavamo solo scherzando, non pensavamo che tu ti offendessi." E certo, se allora tutto funzionasse secondo questa logica, io potrei andare in giro a dare del frocio, a dare del finocchio a quella persona là. E io sto scherzando, non pensavo che ti offendessi. Quello che voglio dire a questi ragazzi che si divertono a prendere in giro le altre persone è che non siete fighi. Non piacete a nessuno, probabilmente neanche alle persone che vi stanno intorno. Non siete simpatici. Nella vita non andrete da nessuna parte, a meno che non cominciate a chiedere scusa alle persone che avete ferito. E soprattutto dovete rendervi conto che le parole dette hanno un peso. Qualcuno se le porterà avanti per tutta la vita. E voi non valete assolutamente questo peso. Rendetevene conto. Deve essere brutto sentirsi dire cose di questo genere. Fatevi qualche domanda. Finiti gli anni delle medie, che non smetterò mai di ripeterlo, sono stati gli anni più brutti della mia adolescenza, sono incominciate le superiori. Siamo tutti un po' più maturi, o almeno le cose, se le dobbiamo dire, le diciamo alle spalle e non in faccia, che in certi casi forse è meglio. Ci sono state molto quelle chiacchiere alle spalle, ma anche io le ho fatte. E la cosa che mi dispiace è che quando qualcuno ti prende di mira durante l'adolescenza, o ti becchi gli insulti, o diventi più forte della persona che ti prende in giro. E in questo caso diventi per forza un po' più stronzo. Io chiedo scusa a tutte le persone che ho offeso per qualsiasi cosa che abbia detto che non vi siete meritati. Io mi reputo una persona generalmente allegra e sono amico un po' con tutti. Però
Poi, che tutti non vogliono essere amici con me è un dato di fatto, perché anche alle superiori, come nella vita, ci sono alcune persone con le quali non ho mai potuto legare. Il fatto di non aver legato con queste persone è derivato sempre dal solito punto: a Gianmarco piacciono i ragazzi. Chi se ne frega? Vi cambia la vita? No! E allora, perché dovete rompere le palle in questo modo? Io, ragazzi, le ho viste tutte quante, le occhiatine che vi lanciavate quando negli spogliatoi pensavate che io stessi guardando gli altri ragazzi. Ho sentito le risate quando dicevo qualcosa che secondo voi non era abbastanza maschile. Io all'epoca non ho detto niente, però mi sembra giusto sapere che quelle cose mi hanno fatto male. Ma poi le ho anche lasciate andare. Chi mi vuole prendere in giro, mi prenda in giro. Dite quello che vi pare, ma il giorno che risponderò non vi meravigliate, perché ve la siete andata a cercare. Io voglio raccontare questa esperienza perché ci sono tanti ragazzi e ragazze a scuola e queste persone devono sapere che non sono da sole e che quello che hanno affrontato non dipende da un loro problema, dai loro difetti. Ragazzi, tutti abbiamo i nostri difetti, non dobbiamo lasciare che nessuno ci prenda in giro per niente. Quindi dobbiamo trovare dentro di noi la forza di mandare a fanculo queste persone, dirlo ai genitori, confidarsi con gli amici, raccontare queste cose, semmai anche rispondere a chi vi sta bullizzando. Siate chi volete essere, fate quello che amate fare e non fermatevi mai ad ascoltare le parole cattive che possono uscire dalla bocca delle persone. Molto spesso a scuola, se non hai un certificato medico, se non ti sei rotto una gamba, ai professori non gliene frega un cavolo di te. Ma a scuola ormai è così. Bene, vi ho raccontato la mia esperienza con il bullismo. Se avete voglia di condividere la vostra esperienza, commentate pure il video. E se vi va, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, statemi bene, amate voi stessi e ci vediamo al prossimo video.